Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi siamo in bagno perché vorrei parlarvi della pulizia dei pennelli. Abbiate pazienza se la luce non è il massimo, ma il cielo è un po' nuvoloso. Non ho la possibilità di girare il video in altri momenti, perciò lo faccio adesso. Io generalmente, quando devo pulire i pennelli, faccio in due maniere. Per una pulizia veloce utilizzo o prodotti come questo brush cleanser di Kiko che ha lo spruzzino, lo spruzzo su un panno tipo quelli in microfibra per pulire le superfici vetrate, lucide. Lo spruzzo sul panno e ci passo il pennello così, in questo modo. Oppure utilizzo la trielina. Ne ho parlato in un post sul blog. Questo metodo lo sto utilizzando dallo scorso inverno, in pratica da quando sono andata a seguire il corso di trucco all'MBA a Milano. Mi tengo da parte un barattolino di vetro. Metto un pochettino di AVE o comunque trielina nel barattolino di vetro e prendo i singoli pennelli e ce li puccio, li bagno, li sfrego un pochino, poi lo tiro su e lo pulisco sempre su un panno, pulisco le setole su un panno. Questo per quanto riguarda una pulizia più istantanea, se ho bisogno di pulire il pennello perché devo utilizzare un altro colore di ombretto. Invece, per quanto riguarda la pulizia più profonda, generalmente o utilizzo il pezzo di sapone di Marsiglia. O utilizzo un sapone liquido senza chissà quale profumazione, semplicemente un buon detergente. O recentemente ho acquistato questo, che è lo shampoo solido per pulire i pennelli di Lotti London. Questo l'ho preso alla UPIM di Via 20 che c'è a Genova, di Via 20 Settembre. E l'ho pagato sugli 8-9 euro. Devo ammettere che l'ho comprato più per curiosità che per altro. Ero curiosa un pochettino di vedere come funzionava. Ora ve lo faccio vedere. Si toglie il tappo e all'interno c'è la saponettina. Sotto la saponetta c'è questo, non so come la volete chiamare, questa retina, questa. Non ho capito bene se serve solo ed esclusivamente per non far attaccare il sapone al barattolo durante la fase di asciugatura o se ha qualche utilità per pulire i pennelli, per magari passarci le setole. A dire la verità, io ho provato a passare le setole insaponate qua dentro, ma mi è sembrato più di sporcare. Di fare un paciugo che altro. Perciò, detto questo, io quando devo pulire i pennelli faccio in questa maniera. Apro l'acqua nel lavandino e mi metto un pochettino di acqua tenendo il tappo chiuso. Acqua ovviamente a temperatura ambiente, né calda, né troppo calda, né troppo fredda. Ne metto quanto basta in modo da poter immergere le setole dei pennelli. Intanto bagno la mano con la saponetta, inumidisco tutto, poi bagno le setole del pennello, passo le setole sul sapone
Il sapone lo tengo all'inizio qua dalle dita della mano e sul palmo della mano inizio a sfregare il pennello in questa maniera. Lo sfrego finché non vedo che le setole sono pulite. In caso prelevo ancora un po' di sapone, do un'altra sfregata alle setole e quando sono sicura, quando sono convinta che il pennello sia pulito, lo sciacquo un attimino così e passo al prossimo. Insomma, seguo questo metodo per tutti i pennelli. Con questo pennello ho applicato del rossetto, infatti si vede che viene piuttosto rosino alla mano. Poi ogni tanto sciacquo la mano e inumidisco il sapone e ripeto l'operazione. Passo le setole sul sapone finché la mano non mi rimane pulita. Quando ho finito di pulire tutti i miei pennelli, faccio andare via l'acqua dal mio lavandino, sciacquo la saponetta e la mano. Ovviamente pulisco bene la saponetta e rimuovo tutti i vari residui di trucco che potrebbero essersi attaccati sulla sua superficie e la ripongo nella sua confezione. Mi sciacquo la mano e sempre tenendo l'altra mano asciutta sciacquo per bene le setole dei pennelli sotto l'acqua corrente e le strizzo un pochettino per togliere l'eccesso d'acqua. Per finire asciugo le mani su un asciugamano e tolgo ancora un pochino di eccesso d'acqua dalle setole sfregandole sullo stesso asciugamano. Mi raccomando, cercate di non bagnare la parte del manico e del giunto tra la parte metallica e la parte del manico, perché potrebbe entrare dell'acqua e il pennello potrebbe scollarsi. Ecco qui i miei pennelli e la mia Beauty Blender mentre asciugano sopra la mia cassettiera dell'IKEA. Per finire lascio asciugare la saponetta così con la confezione aperta finché l'acqua non evapora totalmente e non torna ad essere solida e per niente scivolosa. Trovo che questo sia un buon acquisto. Io ce l'ho da maggio, perciò da 2 mesetti. Non ho notato che si sia consumata di chissà quanto. Ha un odore un po' da cosmetico, se vogliamo, da profumeria, però l'ho trovato un ottimo detergente. Pulisce i pennelli a fondo e li lascia morbidi. Non ci ho trovato alcun punto a sfavore. Costa 8-9 euro e devo ammettere che non è poco. L'ho comprata più per sfizio che per altro. È valida, però sinceramente alla fine dei conti non so se quando finirà l'andrò a riacquistare. Se siete delle persone che amate la pulizia dei pennelli e vi sta a cuore, ve la consiglio. Direi che questa saponetta è al pari di utilizzare il pezzo di sapone di Marsiglia. Tra parentesi, io col pezzo di sapone di Marsiglia ci pulisco anche le spugnette da trucco tipo la Beauty Blender e simili e mi vengono pulite perfettamente. Le inumidisco, le sapono, le massaggio un pochino finché il trucco non viene eliminato e poi le lascio asciugare all'aria aperta finché non si induiscono. E niente, direi che per questo video è tutto. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao!